Sindaco, ieri ha ricevuto un duro attacco dall'onorevole Boccia del Partito Democratico rispetto alla situazione dei conti del Comune di Napoli. Lei cosa si sente di dire? Le bugie hanno le gambe corte e producono un naso lungo, soprattutto quando chi ricopre determinati incarichi conosce la verità. Noi abbiamo ereditato il Comune di Napoli che aveva oltre 3 miliardi di debiti, prodotto in particolare dal partito di cui fa parte Boccia, e i debiti storici di Napoli sono quelli del terremoto dell'80 e dell'emergenza rifiuti, che ricordo vedevano all'epoca Bassolino del Partito Democratico come Presidente della Regione. Il debito ovviamente non lo può risanare un comune, perché è impossibile, i 3 miliardi, tant'è vero che per Roma hanno dovuto fare due leggi speciali e per noi non hanno mai fatto nulla di tutto questo, l'hanno dovuta fare per Catania, per Reggio Calabria, per Torino, laddove ci sono affiliazioni politiche evidenti. Anche la stessa Andria, la città di Boccia, ha avuto un finanziamento notevole recentemente, di gran lunga spropositato in proporzione agli abitanti rispetto ad altre città. Poi, se non ci fossero stati i governi di cui è stato anche componente in maggioranza Boccia, oltre che altri schieramenti politici, perché si sono alternati anche il centrodestra, quasi 2 miliardi di tagli in questi 10 anni, passare un fatto tecnico dal bilancio di competenza al bilancio di cassa non ci ha consentito di eliminare il disavanzo che noi avevamo eliminato. C'è qua l'ex assessore al bilancio, arrivava andati al punto di azzerare il disavanzo, ma i governi non ce l'hanno consentito. E poi basta vedere il dibattito del Lanci di questi giorni con il presidente De Caro, che certo non è appartiene al partito, al movimento di Luigi De Magistris. Tutti noi parliamo la stessa lingua, dicendo che i comuni sono stati massacrati dai governi, compreso i governi di cui ha fatto parte l'onorevole Boccia. E proprio in questa campagna elettorale loro se ne stanno talmente accorgendo che per convincere Manfredi del suo partito a candidarsi gli hanno dovuto promettere un abito su misura, cosa che non si è mai visto. E ricordo allora a tutti i concittadini napoletani, alle elettrici e agli elettori calabresi, di stare attenti alle parole d'inganno, perché questi si fanno vedere solo in campagna elettorale, ma sono testimone vivente che non hanno fatto nulla di rilevante per sostenere i comuni d'Italia in tutti questi anni. E solo adesso in campagna elettorale si stanno ricordando quanto è difficile fare il sindaco, quanto i sindaci stanno in condizioni ormai di stremo, che non riescono se non a fatica a garantire i servizi essenziali. Quindi potremmo dire che nonostante i governi nazionali, Napoli non è fallita, Napoli non ha privatizzato un servizio di rilevanza costituzionale, Napoli ha fatto l'acqua pubblica, Napoli oggi viene chiamata per soccorrere Roma nella raccolta dei rifiuti, Napoli ha stabilizzato tutti i precari del comune, i lavoratori socialmente utili, Napoli ha finanche assunto. Immaginatevi un po' se avessimo avuto un governo guidato con la maggioranza, anche l'onorevole Boccia, che avesse sostenuto i comuni d'Italia. Quindi non diciamo bugie, anche perché i calabresi conoscono bene la storia di Luigi De Magistris come magistrato e anche la storia di Luigi De Magistris con tutti i suoi limiti e con tutti i suoi errori come sindaco di Napoli, che ha portato Napoli prima della pandemia ad essere prima per crescita turistico-culturale.